Un 3-1 che brucia, anche perché la Lube ha regalato troppo questa sera a Trento. Ma sempre quando si perde ovviamente rimangono impresse nella mente le giocate negative, no? Spesso le battute, poi se uno va a vedere, adesso non le ho ancora viste, ma credo che alla fine la differenza negli errori in battuta diretti sia stata di due palloni, quindi non è quasi mai quello la quantità di errori in battuta che fa la differenza. È chiaro che loro sono stati più bravi di noi, secondo me, nel gestire soprattutto la fase in contrattacco. Noi anche nel quarto set, anche in una situazione di magari di difficoltà, siamo riusciti ad andarli a prendere anche quasi nel terzo. Poi abbiamo avuto, come all'inizio del primo, due o tre palloni per chiudere i punti, e per un motivo o per l'altro non ci siamo mai riusciti. Un paio di primi tempi dove loro ci hanno neutralizzato, una pipe dove insomma il contrattacco credo che in assoluto sia stato, adesso non ho ancora guardato i numeri, però così insomma credo che quella sia stata una cosa in cui loro sono stati più bravi di noi e hanno meritato di vincere. Per quanto riguarda il resto, Trento è una squadra che sta giocando molto bene, lo sapevamo, noi abbiamo provato a resistere non riuscendo solo a tratti a dare continuità al nostro gioco, e quindi non è stato sufficiente. Sarà una settimana di lavoro, una settimana in cui bisognerà verificare anche le condizioni di Sokolov. Certo, adesso lo vedremo, come sempre questi infortuni qua subito dopo la partita sono difficili da valutare, adesso vedremo, la caviglia è bloccata e bisognerà aspettare 24-48 ore per capire l'entità dell'infortunio. Fortunatamente non c'è il turno infrasettimanale questa settimana, quindi vedremo, insomma, adesso è presto per fare un'analisi da questo punto di vista. Per quanto riguarda la settimana di lavoro, come sempre, la squadra comunque deve progredire. Io credo che le sconfitte insomma sempre diano, no, degli spunti. In questa fase qua spesso lo danno anche le vittorie, degli spunti. È chiaro che noi abbiamo, ripeto, adesso voglio ancora guardare bene i numeri, però io credo che la differenza più grossa sia nella fase di contrattacco, nella difesa, nella quantità di difesa che loro sono riusciti a fare, e nel contrattacco. E quindi è chiaro che su quello, ma quello è già un aspetto sul quale noi stiamo puntando molto l'accento, stiamo lavorando e dobbiamo cercare di farlo funzionare il prima possibile, meglio.